Dovevano andare. Devono andare. Non sapevano dove andare. Dovevano andare in bagno fortissimo. Preso le pastiglie. Vabbè, ma adesso non. La no, ma a casa dovevano andare a casa. Sesso, non la masturbazione. Andrea, hai detto quello che dovevi dire. Basta. Allora, come state? E io come sto? C'era del dubbio però. Adesso mi sono vestita, sto male vestita così. Wow. Sembro o non sembro lo zio di Carmen Miranda? Allora, siamo alla quarta concorrente, signori e signori, e così alterniamo un po' tra di voi e tra di noi, e me la sono portata da casa anche questa. Pensate, lei è il sindaco di Cartunia. Ciao. E alcuni di voi sanno che è vero, signori e signori, facciamo un bel applauso a Elena! Elena, per ricordo, insomma, per quello che sta succedendo, che abbiamo detto da tutti, a te che cazzo ti è successo oggi? Ma è stata una giornata bellissima! Va bene! Allora votiamo, abbiamo la busta ancora numero 1, la 3, la 3, la 4 e la 6. Quale volete? 4! Vince sempre la 3. Allora, la tematica è: perché non dovresti preoccuparti se non fai la cacca una volta al giorno? Questa è una tematica che a me interessa. Signori, 3, 2, 1. Buonasera, benvenuti. Finalmente affronteremo un problema assolutamente non intimo. A noi piace parlare di cacca in pubblico. E infatti ci siamo vestiti eleganti, abbiamo scelto i colori migliori, tutti tranne il marrone, perché si parla ma non si mostra. Questo che vedrete saranno delle metafore, dei racconti indiretti di quello che parleremo, della... non si dirà. Prego! Quindi, abbiamo fatto un rapido sondaggio mentre entravate. Sappiamo che almeno il 32,7% di voi ha questo problema. Non fatela almeno una volta al giorno, non vi preoccupate. Solo loro sono i fortunati, quelli che ce la fanno. Loro sono dei grandi. Loro, male. E loro, ai, troppe volte in un giorno. Andiamo avanti. Ah, ognuno nel suo bagno, perché questi sono solo bagni in realtà. È una casa progettata apposta, un lato come questo è soltanto di bagni. E qui l'abbiamo usato per testare. Qual è appunto il vostro, voi siete il nostro pubblico, insomma, la nostra casistica. Cosa succede in questi bagni? Cose diverse, ad esempio, c'è chi ci va così, in bagno, tutti i giorni, perché effettivamente dicono che l'abbigliamento specifico legato al matrimonio faccia un po' cagare, quindi quando uno va in bagno così, è aiutato, è un modo, c'è chi prova a far così, non ha funzionato benissimo nella nostra casistica, ma invece questo funziona, andate in vacanza in paesi in cui l'acqua è un pochino, insomma, non è la vostra. C'è la vendetta di Montezuma che funziona benissimo, per quel giorno siete a posto, ma poi succedono altre cose. Sì, perché dipende dalle mogli e dalle suocere. Le mogli e le suocere cucinano in modo diverso, questo è importante, perché l'alimentazione è alla base, perché quello che entra dovrà pure uscire prima o poi, una volta, due volte, dipende. Dove cucinano le nuore? E invece le mogli, quante mogli, tra l'altro le suocere sono soltanto nel titolo, vabbè, andiamo avanti, scriverò al mio assistente. La musica, quanto è importante la musica? È molto importante perché toglie quell'imbarazzo, perché quando siamo in bagno effettivamente ci piace condividere tutto con, insomma, il nostro partner, la persona che sta nell'altra stanza, no! E allora installare un piano nel bagno, abbiamo scoperto che è un modo molto molto efficace per permettervi di farla una volta al giorno. Oppure anche gli animaletti! Come da piccoli avevate quegli animaletti, quelli appunto così carinucci che galleggiavano nella vasca? Ecco, la stessa cosa l'abbiamo applicata per il water. E funziona! Avere degli animaletti galleggianti è una cosa che funziona, ci si distrae un attimo. Sì, esatto, da centrare, ottimo, brava. Lei fa parte del panel, vero? Bene. E alla fine come festeggiare? Tutti insieme noi andremo qui al più grande party della cacca dell'anno. Sì, perché ce la faremo, perché siete i miei campioni preferiti. In conclusione,
In conclusione vi dico, non è importante quante volte, l'importante è farla bene sul palco di Sanremo. Ah, ultima cosa, citazione: dai diamanti non nasce niente, ma dal letame nasce un fiore. Mai di cacca in pubblico. Quindi grazie. Ti abbiamo stappato anche per questa. Bene, signore.